Dal 2016 il Ministero per i Beni Culturali ha deciso di dare un forte segnale per la promozione di una delle feste più affascinanti che la cultura possa offrire, la Festa della Musica, che ha come obiettivo quello di coinvolgere in maniera organica la nazione, trasmettendo quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare. Tante le iniziative oggi in città, tra le quali quella organizzata dall'Archivio di Stato di Agrigento, diretto da Rossana Florio, con una mostra documentaria in cui sono stati esposti i frammenti delle pergamene musicali provenienti dal fondo notarile. In tale occasione anche l'esibizione degli allievi del corso a indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo Esseneto di Agrigento, con una propria esibizione offerta ai presenti. L'Archivio di Stato di Agrigento partecipa alla Festa della Musica per l'edizione 2019 per valorizzare certamente il patrimonio archivistico che afferisce al settore musicale. Nello specifico, la manifestazione prevede un'esposizione di alcuni documenti che hanno attinenza con il settore musicale e che si riferisce in special modo alla documentazione notarile, che rappresenta sempre un'enorme risorsa di informazioni e di curiosità anche sulla conservazione del materiale documentario. Per esempio, è stato possibile recuperare proprio dalle carte notarili alcuni esempi di antifonari su pergamena e addirittura degli spartiti musicali che erano stati introdotti nelle coperte dei volumi notarili come forma di consolidamento. Insieme a questa documentazione più antica, sempre per valorizzare le fonti archivistiche anche con riferimento alla storia della musica e degli istituti culturali legati alla musica, abbiamo scelto di esporre anche alcuni manifesti di opere liriche rappresentate nel Teatro Regina Margherita, oggi Teatro Pirandello. Parte delle manifestazioni prevede anche un intervento musicale a cura dell'Istituto Comprensivo Esseneto di Agrigento, una scelta voluta che ricade assolutamente nella nuova politica culturale dell'Archivio di Stato di Agrigento, che prevede quindi il rafforzamento di questo connubio positivo tra istituti culturali e istituti scolastici che sono preposti, anche se per vie differenti, alla formazione e all'educazione al patrimonio culturale. Proprio alle sue spalle stiamo vedendo un antico manifesto su Questo Fedora. è uno dei manifesti che proviene dal fondo della pubblica sicurezza, ovviamente ritrovato all'interno del carteggio che riguardava le misure di sicurezza poste in essere in occasione di queste manifestazioni. Abbiamo voluto riprodurre anche l'effetto di un antico sipario, sì, con questa riproduzione, e poi, come si può vedere, insomma, alle pareti ci sono anche alcune informazioni di contesto sui fondi e sullo stesso teatro Luigi Pirandello. Abbiamo accolto molto volentieri l'invito della direttrice dell'Archivio di Stato stamattina, che hanno allestito una bellissima mostra con dei documenti presenti qua nell'archivio. Parteciperanno musicalmente la classe di chitarra del nostro istituto, l'Istituto Comprensivo Esseneto di Agrigento, e suoneranno alcuni solisti e anche la classe tutto insieme in formazione di ensemble.